Il progetto adempie agli indicatori del bando con una buona integrazione tra pubblico e privato, molto apprezzata la centralità e il coinvolgimento del sistema museale, bibliotecario e universitario. Il giudizio è eccellente. Pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2026 la città dell'Aquila. L'Aquila capitale della cultura 2026, le motivazioni che hanno spinto la giuria presieduta da Davide Desario a preferirla ad altre 9 località sono state lette dal ministro della cultura Gennaro San Giuliano nel corso della proclamazione andata in scena questa mattina a Roma nella sala Spadolini del ministero della cultura. L'Aquila ha superato la concorrenza di Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Val di Chiana Senese. Quella delle aree interne è la sfida dell'Italia del domani. Il commento del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Il riconoscimento di capitale italiana della cultura non può essere un risarcimento, perché non esiste risarcimento per quello che il nostro popolo ha sofferto, ma rappresenta sicuramente un elemento intorno a cui ricostruire il tessuto sociale della nostra comunità e delle nostre comunità. Garantiamo che saremo all'altezza del compito che oggi ci assegnate. Viva l'Italia! Grande soddisfazione è stata espressa anche dal riconfermato presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L'Aquila aveva presentato un dossier eccellente, lo ha riconosciuto la giuria all'unanimità, siamo molto felici, è un altro segno di rinascita e di crescita della Regione Abruzzo.